Il 24 agosto 1981, Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l'uccisione di un personaggio molto amato. Un innovatore, un artista, un'icona. Il protagonista di questo episodio è John Lennon, io sono Beatrice e questa è la prima puntata di Venom. Venom è una versione pop del crimine da JFK a Versace, da Lady di Marzo all'assassinio di Martin Luther King. Pillole criminali che narrano, tra fascino e orrore, i crimini più noti di sempre. Da sempre i delitti ci affascinano, tanto che i generi letterari più in voga sono proprio il giallo e il thriller. Gli omicidi e gli assassini ci attraggono e allontanano allo stesso tempo, e proprio per questo motivo, per questo gioco di attrazione e repulsione, ho deciso di parlarvi dei grandi omicidi della storia. L'8 dicembre 1980 è la data che segna la morte di John Lennon per mano di Mark David Chapman, dopo che il killer per anni era stato ossessionato dai Beatles e soprattutto da Lennon, al punto da sposare, un anno prima, una donna americana di origine giapponese, Gloria Hiroko Abe, che gli ricordava tanto Yoko Ono. Col tempo si convinse che Lennon aveva tradito gli ideali della sua generazione e si sentì investito nella missione di punirlo, come per regolare i conti e farsi portavoce di tutti quei fan contrari allo scioglimento del gruppo. Il 25enne statunitense esplose 5 colpi di pistola contro John Lennon mentre l'ex Beatle rientrava insieme alla moglie Yoko Ono nel Dakota Building, il palazzo in cui vivevano nell'Upper East Side a New York. Lennon viene ucciso da 4 colpi di pistola, uno dei quali gli trapassò l'aorta. Trasportato d'urgenza a Roosevelt Hospital, fu dichiarato morto alle 23:15. Al momento dell'omicidio, Chapman aveva con sé una copia del giovane Holden e, dopo aver sparato, rimase impassibile sulla scena del crimine. Tirò fuori la sua copia del libro e si mise a leggere, così come se niente fosse. Il custode del Dakota Building, Mr. Perdomo, gridò a Chapman: «Lo sai che cosa hai fatto?» Al che Chapman rispose con lucida freddezza: «Sì, ho appena sparato a John Lennon». Chapman fu accusato di omicidio di secondo grado, secondo la legge statunitense, e dichiaratosi colpevole fu poi condannato alla reclusione da un minimo di 20 anni al massimo dell'ergastolo, quindi meno della possibile pena massima applicabile, che consisteva in almeno 25 anni. Nel 2000, scontato il minimo della pena, si è visto rifiutare la richiesta di scarcerazione su parola. A partire dall'uccisione di John, Yoko Ono, che ancora risiede nel palazzo e possiede alcune proprietà nello stabile, il Dakota Building, celebra ogni anno l'anniversario della morte di Lennon con un pellegrinaggio pubblico di un'ora, che parte proprio da quel palazzo, dal Dakota, e termina vicino al Strawberry Fields Memorial di Central Park, creato proprio in memoria del cantante. A distanza di molti anni da quei fatti, il killer di John Lennon ha manifestato tutto il suo rimorso per un atto che definì insensato. Nel corso dell'udienza per la libertà vigilata, tenuta nell'agosto del 2018, Chapman disse di essersi pentito di quel gesto. 30 anni fa non sarei riuscita a provare vergogna, adesso so cos'è la vergogna, dice. Chapman in seguito dichiarò di essersi già recato a New York un'altra volta, in passato, con l'obiettivo di uccidere Lennon, ma di non esservi riuscito. Affermò anche che le sue azioni avevano lo scopo di ottenere attenzione, e sicuramente l'attenzione l'ha ottenuta. Purtroppo però la vita di John Lennon fu stroncata per un gesto folle preso forse alla leggera. Questo omicidio è una scena fondamentale nella storia contemporanea. La morte del cantante è stata raccontata in libri, musica, film, serie TV, e subito dopo l'accaduto i media di tutto il mondo hanno ripreso e riportato la notizia. Tra gli omaggi più famosi, sicuramente le canzoni di Paul McCartney e George Harrison in memoria dell'ex compagno. Il primo pubblicò Here Today, mentre il secondo All Those Years Ago. Ma anche il film intitolato Chapter 27 con Jared Leto nella parte di Chapman è un film il cui titolo è un riferimento al romanzo Il giovane Holden, che ha solo 26 capitoli. Insomma, la storia di John Lennon è una parte fondamentale della storia contemporanea della musica, ma anche della cultura pop in generale, e ho deciso di raccontarla proprio nella prima
puntata di Venom perché è molto iconica e emblematica. Questo episodio termina qui. Vi ricordo di seguire le pagine Facebook, Instagram, YouTube, il podcast. La mia voce la potete ascoltare anche su Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Io sono Beatrice, questa è la prima puntata di Venom, i grandi omicidi della storia.